erano stati annunciati dal prefetto di Arezzo Clara Vaccaro dopo la maxi rissa tra Via Piave e Campo di Marte della scorsa domenica e mercoledì sera sono scesi in campo. Si tratta di agenti speciali al fianco delle pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. So che il prefetto è riuscito a ottenere un'unità speciale da Firenze che lavorerà qui non so per quanto tempo, meglio lo so ma non sono autorizzato a dirlo, e però già erano in azione questa notte e io non c'ero stavolta, ma mi hanno detto che a Saione si respirava un'altra aria, quindi è andata bene così. Purtroppo è andata a posteriori di una nottata bruttissima che non ha avuto conseguenze sui nostri cittadini se non nella paura. E speriamo che si sia imboccato la strada giusta. Intanto dal gruppo consigliare Oraghinelli arriva la proposta di applicare il cosiddetto DASP urbano e modificare il regolamento di polizia urbana, misure che saranno presentate nel prossimo consiglio comunale. Il DASP urbano è previsto dal decreto Minniti e quindi l'allontanamento da chi viene trovato in agire in maniera penalmente rilevante, ma anche no ripetutamente. È una proposta che viene fatta da un gruppo consigliare, verrà discussa dal consiglio comunale. Io credo che non ci dovrebbero essere bandiere su questo, l'allontanamento di chi reca disturbo è nell'interesse di tutti che avvenga, quindi io spero di riuscire a convincere anche l'opposizione a schierarsi da questa parte.